Disegnare può tramutarsi in ben altro se conosci alcuni incredibili trucchetti artistici. La spugna di Stephanie si è rotta. E ora come potrebbe dipingere un cielo tempestato di stelle? Chiede in prestito un utensile alla sua amica, ma Capelli Rossi le dà un vecchio antistress. Stephanie scopre che funziona anche meglio della spugna. Taglia un vecchio antistress a metà. Immergi la parte spugnosa nella vernice acrilica e applicala sulla carta. Usa l'antistress come una spugna per pittura. Dipingi un cielo blu. Usa sfumature diverse. Aggiungi piccole e grandi stelle in vernice argentata usando un pennello sottile. Stephanie adora l'idea di dipingere con un antistress. È arte e relax tutto in uno. Mi chiedo come sia avvenuto. È una fantastica immagine di un cielo stellato. Capelli Rossi ha trovato un morbido slime. Sarà magnifico come utensile. Prendi un pezzo di vetro e della vernice acrilica sciolta in acqua e il morbido slime. Immergi lo slime nella vernice e crea delle impronte sul vetro. Forma delle morbide sfumature. Posiziona un pezzo di carta sulla vernice bagnata, liscia e appiana la carta. Toglila rapidamente. Il tuo disegno è fatto! Questa immagine con slime è risultata sfocata. D'altra parte è un ottimo antistress per uno stanco artista. Stephanie è stata ispirata dai Lego. Inoltre è ossessionata dai gatti. Stephanie decide di fondere Lego, gatti e il suo talento artistico. Traccia i Lego rettangolari sulla carta. Spostali leggermente e segna le linee. Disegna le parti di un gatto Lego nei rettangoli ottenuti. Aggiungi i dettagli e colora con le vernici. Stephanie ha creato un adorabile Unikitty usando i Lego come base. Un giocattolo per costruzioni è un ottimo strumento per un artista. Capelli Rossi non riesce a creare un'immagine di Kai da Ninjago. Si rifiuta di posare per lei. Ma un semplice trucco la aiuterà a disegnare il suo personaggio preferito. Disegna il contorno di un personaggio Ninjago passo dopo passo. Inizia con dettagli semplici e prosegui fino a definire l'arma. Dipingi il personaggio. Questa non è magia. Capelli Rossi ha creato un bel Lego, un po' alla volta. E non ha avuto bisogno di usare pezzi reali. Un rampicante Minecraft cade dallo studio d'arte di Christie. Non aver paura! Vuole solo ordinare un autoritratto ingrandito. Stephanie capisce subito che questo cliente è speciale ed eseguirà il suo miglior ritratto. Traccia la sagoma dei Lego su carta. Aggiungi i dettagli per creare un rampicante Lego Minecraft. Coloralo con i pennarelli. Bene, Creep! Ti piace il risultato? Creeper è un amante dell'arte ed è molto esigente. Ma è soddisfatto del ritratto. La somiglianza è sorprendente. E la misura è perfetta! Le paperelle di gomma stanno attaccando Capelli Rossi. Vogliono essere introdotte nel misterioso mondo dell'arte. Bene! Rivesti la parte inferiore di un'anatra di gomma con vernice acrilica. Applica alcuni strati spessi di diversi colori. Crea un'impronta sulla carta. Applica diverse sfumature di colore su una grande anatra. Lascia un'impronta nel centro. Rivesti la punta di un palloncino con vernice e aggiungi una coda al grande cerchio nel centro. Definisci gli occhi e la bocca del pesce con un pennello. Aggiungi i dettagli alla coda, pinne e bolle d'acqua.
Trasforma tutte le impronte in pesci colorati. Aggiungi le bolle sullo sfondo. Bene, paperelle, ti piace il nostro primo dipinto? Le paperelle di gomma non criticano. Vediamo a quanti piacerà questa immagine subacquea su Paperellagram. Stefani vuole disegnare l'immagine della sua bambola LOL preferita. Cerca di tracciare la forma sulla carta, ma non le riesce bene. Al suo posto c'è una sagoma deforme e sfocata sul foglio. Quindi dovrà lavorare come una vera artista. Stefani disegna il ritratto usando un modello e misurando con la sua matita. Disegna su carta una grande bambola LOL con occhiali da sole e un costume da bagno. Coloralo con le vernici. Stefani lavora duramente e ottiene un bel ritratto della sua bambola. Può incorniciarla e appenderla nella Hall of Fame di LOL. Capelli Rossi è alla ricerca di qualche ispirazione artistica. Cosa dovrebbe disegnare? Capelli Rossi sceglie Cookie. Con cosa dovrei iniziare? Probabilmente un piatto. Traccia la sagoma di un piatto su un pezzo di carta. Disegna gli occhiali e grandi occhi rotondi. Aggiungi alcuni cerchietti. Colora il disegno con i pennarelli. Disegna sullo sfondo i cuoricini. Capelli Rossi crea il suo personaggio Shopkins preferito in modo facile e rapido. Penso che sia esattamente lo stesso. Stefani sta cercando un nuovo modello ed ecco la sua amata Barbie. Capelli Rossi sa che anche la sua Barbie ha delle capacità artistiche e le dà uno zaino con delle vere vernici. Taglia i pezzi dello zaino in gomma piuma glitterata. Applica una goccia di colla a caldo su una cerniera rosa e tagliala nella giusta dimensione. Fissala su una striscia di gomma piuma con un foro che si adatti alle dimensioni della cerniera. Piegalo ad arco. Fissalo su un lato dello zaino. Crea dei tagli sull'altro lato usando un coltello multiuso. E attacca delle cinghie in gomma piuma. Fissale con la colla a caldo. Assembla il corpo dello zaino. Aggiungi un fondo in gomma piuma. Crea una tasca da un pezzo ovale e una striscia di gomma piuma e incollala a caldo nella parte anteriore dello zaino. Aggiungi delle stelle brillanti. E inserisci i colori ad acquerello posti su una base in tessuto. Questo zaino scintillante è fantastico su Barbie, ma Stefani non si aspettava di trovare una sorpresa così colorata all'interno. Inizia subito a dipingere con i nuovi acquerelli. Stefani si trova nei guai. Tutti i suoi pennelli sono spariti. Capelli Rossi arriva di nuovo in soccorso e le dà il suo pennello. Cavolo, è una gamba! Taglia al ginocchio una gamba di una bambola rotta. Incollaci sopra un pennello rotto senza manico. Stefani sta dando un'occhiata da vicino a questo miracolo dell'ingegneria genetica. Questo mostro con le gambe a spazzola sembra un po' spaventoso. D'altra parte è molto creativo. Bene, proviamolo! Capelli Rossi ha perso la sua ispirazione. Non trova nuove idee artistiche, tranne che idee distruttive. Salva la fronte per l'arte, tesoro! Ecco, prendi un pacco di argilla per ricevere ispirazione. L'argilla fa accendere una lampadina a Capelli Rossi. Usiamola al posto delle vernici. Disegna un unicorno e un arcobaleno sulla carta. Fai un rotolo sottile di argilla blu. Avvolgilo in una spirale. Attaccalo sulla carta. Dipingi il cielo intorno all'unicorno e all'arcobaleno con spirali di argilla blu. Ricopri l'intera superficie. Usa argille di diverse tonalità. Modella l'argilla rosa. E crea la cima dell'arcobaleno. Avvolgi le estremità in una spirale. Premi con le dita.
Ricopri l'intero arcobaleno con diverse sfumature di argilla. Aggiungi dettagli viola al cielo. Copri l'unicorno con argilla rosa chiaro. Attacca una criniera colorata e una coda. Aggiungi i dettagli di argilla. Decora l'arcobaleno con le stelle. Capelli Rossi sta creando un capolavoro di argilla. Adora il risultato! Questo magico unicorno sembra uscito da un mondo di argilla. È davvero bello e ha ogni insolito effetto morbido. Stefani sta usando il gesso, ma c'è un piccolo problema. Le sue dita continuano a sporcarsi. A un certo punto, un'idea geniale la colpisce. Usa una cannuccia per cocktail come manico per il gesso. Taglia larghe cannucce da cocktail ad angolo. Inserisci i gessetti colorati affilati. Stefani mette il gessetto nella cannuccia. Ora disegnare con i gessetti non sporca più. Chi ha detto che i Lego sono solo un giocattolo? Capelli Rossi crea strumenti artistici con i Lego. Una tavolozza di colori e un supporto per i pennelli. Crea una striscia con vecchi pezzi Lego. Capovolgi i tappi di plastica e incollali a caldo sulla striscia. Metti le mini figure Lego su una base Lego. Inserisci i pennelli nelle loro mani. Capelli Rossi mette i pennelli nel suo organizer Lego e riempie la sua tavolozza con le vernici. I serie e normali strumenti artistici non sono proprio da Capelli Rossi. Ti sono piaciute le nostre idee artistiche? Scrivi nei commenti quali useresti per creare i tuoi capolavori. E metti mi piace al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere nuovi divertenti trucchi per il disegno artistico su TrumTrum.